Tutti vi parlano continuamente di riscaldamento climatico, che la temperatura media della Terra si alza e che questo causerà dei danni irreparabili al nostro stile di vita e addirittura alla sopravvivenza della specie umana nel lungo periodo. Ma è davvero così? E soprattutto, siamo davvero gli unici responsabili di questo fantomatico aumento di temperatura? Molti di voi si saranno accorti che questo inverno, almeno per quanto riguarda l'Italia, è stato decisamente più caldo rispetto agli ultimi decenni. In poche occasioni nelle grandi città italiane abbiamo sofferto temperature sotto lo zero, e in molti faticano a vederne l'aspetto problematico. Lo scioglimento dei ghiacci, l'innalzamento del livello del mare, le condizioni meteorologiche estreme e l'aumento della temperatura media globale, sono di fatto fenomeni naturali, passeggeri, che si sono già verificati in passato, senza causare gravi danni. Quindi forse Forse in mezzo a tutti questi allarmismi è ora di vedere la faccenda in maniera diversa. Anche perché nella storia la temperatura della Terra è cambiata spesso. Ci sono state anche delle ere glaciali, ma l'uomo si è sempre adeguato ed è sopravvissuto. Perché questa volta dovrebbe essere diverso? No basta, ragazzi, non ce la faccio a continuare. Questo è un pesce d'aprile, forse qualcuno c'è già arrivato, forse qualcuno aveva già iniziato a insultarci nei commenti e forse qualcuno aveva già bloccato il video. E quindi sì, è uno scherzo. Non crediamo a nulla di quanto abbiamo detto fino a ora, ma il video parla proprio di questo. Un video che parla del cambiamento climatico, parla delle attività antropiche e di come queste stanno modificando, stanno influenzando di fatto il nostro mondo. Oggi infatti vogliamo sfatare alcuni dei falsi miti più diffusi dalle persone che negano l'evidenza del riscaldamento climatico. C'è da dire che negli anni passati c'era molta più disinformazione. Oggi, secondo l'ultimo sondaggio che abbiamo trovato condotto negli USA, il 75% degli americani crede che esista il cambiamento climatico e che si sia causato dall'uomo. C'è ancora da lavorare a quel 25% che si poggia su teorie e affermazioni quantomeno discutibili, ma che ci credano o no resta il fatto che sta già succedendo. Ricordatevi ragazzi di iscrivervi al canale, adesso entreremo nel vivo del video, l'iscrizione è un atto che a voi non costa nulla ma a noi serve veramente tanto perché ci supporta e ci fa capire quanto questi contenuti vi piacciono e ci sprona ogni giorno a creare sempre materiale nuovo e a proporlo qui sulla community. Ora entriamo nello specifico e vediamo alcuni ovviamente non tutti eh, dei falsi miti che vengono ancora spesso diffusi sia online che offline partiamo dal primo durante l'epoca degli antichi romani la temperatura era più alta di quella di oggi e nel medioevo si sarebbe verificata una piccola glaciazione intorno all'anno 1000 con un successivo aumento di temperatura che avrebbe riportato i valori simili a quelli dell'antica roma beh no non è così la temperatura a cui erano abituati gli antichi romani era almeno di un paio di gradi meno a quella attuale inoltre le ultime ricostruzioni degli scienziati che studiano, grazie a analisi e a rilievi, le temperature antiche, quindi le temperature nel passato, si tratta quindi di fatto di ricostruzioni paleoclimatiche, hanno smentito la tesi del grande caldo nel medioevo. In realtà il nostro pianeta si starebbe avviando verso una nuova glaciazione, ma l'intervento umano ha invertito questa tendenza. Seconda tesi: gli uomini sono sempre sopravvissuti al clima differente che è cambiato nel corso dei secoli molte volte. Gli esseri umani, sì, sono effettivamente sopravvissuti a due ere glaciali, ma mai a ad aumenti della temperatura così sostanziali. Detto questo, la civiltà moderna si è sviluppata solo nell'ultima era geologica, iniziata circa 12.000 anni fa, grazie allo sviluppo dell'agricoltura dopo l'ultima era glaciale. Questo indica che la nostra civiltà moderna si è sviluppata in un periodo di clima relativamente stabile, in cui le temperature sono state abbastanza costanti rispetto alle fluttuazioni climatiche del passato. Quindi è corretto, gli esseri umani hanno dimostrato una notevole capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici del passato, ma i cambiamenti attuali sono senza precedenti. Nella scala e nella rapidità del loro impatto. Andiamo avanti. Non è vero che fa più caldo rispetto al passato. Beh, questa è abbastanza semplice da smontare, bastano i dati. Il pianeta sta attraversando un periodo di riscaldamento globale inaudito. La temperatura media globale cresce a ritmi sostenuti, in particolare se ci riferiamo agli ultimi 40 anni. Il periodo, poi 2010-2020, è stato più caldo di 1,09 gradi c rispetto alla seconda metà del XIX secolo. Questo riscaldamento è causato principalmente dalle emissioni di gas effetto serra prodotte dall'attività umana. Questi dati arrivano direttamente dai rapporti IPCC, ve li mettiamo tutti in descrizione, tutti i report da cui abbiamo preso i dati. Beh, questo rapporto afferma che l'uomo è responsabile di 1,07 gradi del totale aumento di temperatura, mentre gli aerosol hanno un effetto raffreddante stimato tra i 0 e i 0,8 gradi centigradi. A seconda dei futuri scenari di emissione, si prevede un ulteriore aumento della temperatura globale di circa 1-1. 2,8 gradi entro la fine del XXI secolo, nel caso in cui si riesca a rispettare gli accordi di Parigi e a ridurre a zero le emissioni entro il 2050. L'intervallo stimato di aumento delle temperature nel cosiddetto scenario intermedio sarà compreso tra i 2,1 gradi e i 3,5 gradi centigradi. Ma cosa succederebbe se invece non bloccassimo le emissioni, anzi le raddoppiassimo a causa della nostra attività? Beh, questo è lo scenario più infausto. Ci sarà un aumento ancora maggiore della temperatura, compreso tra i 3,3 e i 5,7 gradi centigradi. Tutto questo in un periodo troppo breve per adattarsi, mentre le generazioni che vivevano nella preistoria hanno avuto migliaia di anni per adattarsi, appunto, generazione dopo generazione. Altra tesi, aumento di CO2 è naturale, non è causato dall'uomo. No, l'aumento di 1,07 gradi è attribuibile alle emissioni di gas a effetto serra come la CO2, il metano e l'ossido di diazoto. La produzione di energia contribuisce più di altro a queste emissioni, in quanto è ancora largamente legata a fonti fossili come carbone, petrolio e gas. Immaginate di prendere la Terra e mettere attorno degli strati di celofan che bloccano la radiazione solare e la trattengono, trattengono il calore aumentando così la temperatura. L'ultimo rapporto. Dell'IPCC conferma la stretta correlazione tra le emissioni antropogeniche causate dall'uomo e il riscaldamento globale, con un aumento della temperatura terrestre di circa 0,45 centigradi ogni 1000 milioni di tonnellate di CO2 accumulate in atmosfera. Dal 1850 ad oggi si stima che siano state accumulate quasi 2500 gigatonnellate di CO2 in atmosfera. Altra tesi e altra smentita: come mai non c'è stato riscaldamento globale durante la prima rivoluzione industriale? Quando le città iniziavano a inquinare, si bruciava carbone a destra e a sinistra e non esisteva alcun tipo di controllo. Beh, vero, i controlli che ci sono oggi assolutamente non c'erano, non c'era questo tipo di consapevolezza, ma c'è una questione primaria. Le emissioni prodotte durante quel periodo sono state solo una piccola frazione di quelle prodotte oggi, quasi infinitesimali. Nel 700 si stima che le emissioni di CO2 siano state tra i 3 e i 7 milioni di tonnellate all'anno, raggiungendo i 54 milioni di tonnellate nella prima metà dell'800. Beh, questi numeri sono molto, molto inferiori rispetto alle emissioni attuali. Per darvi un dato relativo al 2022, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, le emissioni di CO2 da fonti energetiche sono cresciute dello 0,9% rispetto all'anno prima raggiungendo il record di oltre 36,8 miliardi di tonnellate e per finire questa la trovate quasi ovunque l'ultima tesi quindi non tutti gli scienziati sono d'accordo con il riscaldamento climatico vero non tutti ma analizzando chi sono i vari firmatari degli appelli e le revisioni degli articoli scientifici è chiaro come il 97-98% degli esperti esperti quindi scienziati che si occupano di quello e non di altro sono concordi ma c'è di più maggiore la competenza sul tema quindi climatologia meteorologia paleoclimatologia maggiore la loro convinzione sui cambiamenti climatici bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video ci perdonerete lo scherzetto all'inizio ma era una scusa per scherzare un po' in occasione del primo di aprile dopo abbiamo cercato di argomentare e dare qualche informazione in più proprio per spiegare come queste tesi di fatto che pur potrebbero facendo uno sforzo intellettuale apparire ragionevoli di fatto non sono supportate dai dati e dalle evidenze scientifiche fateci sapere nei commenti cosa ne pensate apriamo pure un dibattito discutiamo mettiamo in relazione dati creiamo veramente un bel lavoro di community magari emerge qualcosa di interessante e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento qui sul canale di Ingegneria Italia col prossimo video e sulle altre nostre piattaforme con i contenuti che pubblichiamo tutti i giorni ciao a tutti